2016 questo testo di fosfato di Luzio, intitolato Presenza Educazioni, sottotitolo I rischi della scuola 2.0, recita: i requisiti della qualità scolastica sono i buoni insegnanti e i presidi capaci. Professori ben preparati e scuole amministrate in maniera veduta ed efficiente fanno la differenza all'interno di sistemi in cui ormai nessuna autorità pubblica sembra più in grado di assicurare condizioni generali di adeguatezza. Laddove quei fattori non sono presenti o lo sono in maniera insufficiente, l'introduzione delle tecnologie non solo non migliora la situazione, ma se possibile compromette ulteriormente le già precarie condizioni di partenza, perché sottrae risorse e disarticola piani di studio ben congegnati in nome di sperimentazioni didattiche non collaudate e di cui nessuno sa dire con esattezza del copio. In parte è un messaggio di speranza per la nostra scuola, che di sperimentazioni improvvisate non ne ha, ma sperimenta periodicamente cose strane. È, credo, interessante il riferimento a tutta l'evoluzione della tecnologia che è avvenuta negli anni, molto spesso calata un po' dall'alto e imposta e andata a interferire con il lavoro portato avanti in maniera più o meno efficace ed efficiente da parte dei docenti. Se vi interessa questo libro, c'è la casa, quindi lo volentieri. L'incontro di oggi è il primo di due, dedicati a un tema, quello della competenza digitale, della numero 4. Vedremo un modello possibile per la costruzione della competenza, come quali attività svolgere affinché i ragazzi raggiungano, acquisiscano quella competenza e come analizzarla e valutarla. E poi ci concentreremo sugli strumenti che un tempo, fino a qualche tempo fa, venivano chiamate Google Apps for Education, ora G Suite, che sono quelle collegate al nostro indirizzo chiocciola2milani.wikischool.it. E per il prossimo incontro vi chiedo, tutti quanti voi avete già, io negli anni l'ho chiesto periodicamente, so di aver mandato numerose volte l'indirizzo ad alcuni di voi, però verificate per cortesia di non possedere il vostro account personale chiocciola2milani.wikischool.it, perché in caso ve lo creo. Vedo degli sguardi perplessi. Io sono una di quelle che l'ha inviato, vero? Sì, credo anche più volte, ma. No, solo due. Allora, il motivo per cui ve lo chiedo è che la prossima volta ci concentreremo su questo strumento e l'utilizzo. No, non credo, Silvia. Silvia, non credo. Ma l'utilizzo di questo strumento ha delle ricadute sui ragazzi, laddove si usa email e si usano gli ambienti di apprendimento con i ragazzi che possono accedere anche con, con il loro account. Ma in realtà è uno spazio molto utile per i docenti, è una casella di posta elettronica analoga a Gmail, ma a differenza di Gmail ha una capienza illimitata. Quindi, insomma, uno ci può archiviare le cose senza che a un certo punto ti arriva la notifica, hai superato il limite massimo, quindi se vuoi continuare paga. Okay? È un'occasione che Google, ovviamente anche Vecchio, ma non era troppo box. Non era? Dropbox. E quello è un'altra cosa, no. Perché da Dropbox è arrivata una mail ieri nuova. E no, se siamo all'informatica, voglio informarmi, scusa, mi sono informatica. Che hai cambiato qualcosa in Dropbox? Non ho ancora letto Dropbox, sono giorni impazienti. Non lo so, non l'ho letto, però lo leggerò per la prossima volta e magari vediamo. La differenza è che comunque Dropbox non ci dà una garanzia, cioè allora uno si fida completamente di tutti questi strumenti. E Google Apps for Education, G Suite, ci metterò un po' per abituarmi, G Suite dà alle scuole la garanzia di poter amministrare direttamente tutto il pacchetto delle caselle di posta elettronica. Quindi, non ho capito, ma dovremmo averlo già o crearlo noi? Allora, negli anni passati, sono 3 anni che io chiedo ai vari consigli di classe, ditemi al collegio, ditemi chi di voi vuole una casella di posta elettronica di questo tipo per lavorare con i ragazzi.
Quindi in questi 3 anni io so di aver creato numerose caselle di posta elettronica e ricevuto. È sempre stata una richiesta del tipo: chi è interessato, chi ne ha bisogno, me lo dica. Non è stata una cosa che ho fatto automaticamente per tutti. No, c'è una domanda stupida, ma perché proprio questa casella di posta per lavorare ai ragazzi? Perché i ragazzi sotto i 13 anni non potrebbero avere una loro casella di posta elettronica. Quindi se io docente in prima media voglio che loro lavorino tramite casella di posta elettronica o voglio che accedano agli spazi online utilizzando un account, o lo aprono i loro genitori dichiarando la loro età, o noi facciamo delle cose che sono completamente fuori legge, che in passato nella nostra scuola sono state fatte, del tipo: apriti una casella di posta elettronica e dichiara un'età che ancora non hai. Visto che non è proprio bello insegnare ai ragazzi a dichiarare notizie false relative alla loro identità, gli diamo delle caselle elettroniche, posta elettronica, che sono autorizzate per persone che hanno un'età minore di 13 anni. L'altro elemento è che la casella ufficiale della scuola, che indovinare che scuola.it è proprio della nostra scuola, la gestiamo noi, e in qualunque momento noi possiamo chiudere quell'account temporaneamente o definitivamente. Quindi abbiamo un controllo, se non altro, sulla chiusura e apertura di quell'account. Non possiamo in nessun modo leggere le poste elettroniche dei ragazzi. Però abbiamo il potere di dire questa casella per un po' non usi. L'altro elemento è di trasparenza con le famiglie. Noi dichiariamo che quella è la casella di posta elettronica che noi chiediamo di usare ai ragazzi. Se poi loro se ne hanno altre 25, dichiarando dell'età che non hanno, eccetera, eccetera, loro sono nostre. Sì, io ho vissuto, non so se ha senso dirlo. Certo. Sono in seconda, ho fatto tutto questo più o meno tempestivamente, non so come l'ho fatto, ho segnato proprio la casella, se l'ha presa, l'ho venuto qui, però devo dire che le persone che usano la posta continuano a usare, sono quelle che già ce l'avevano, che continuano a usare, che non era che già avevano, oggi è evidentemente qualcosa non ha fatto aprire. E quelli che non erano abituati a usare non hanno cominciato avendo questa, nonostante io avrei potuto fare di più per incentivarli, avrei potuto fare di più come consiglio, che è più semplice, se siamo più di uno, non lo abbiamo fatto per tante ragioni, ma di fatto non sanno neanche più di averlo. Cioè, ve lo dico perché siete in prima e soprattutto persone che non chi ha già delle pratiche consolidate non ha bisogno, ma chi è nuovo, chi comunque comincia, fate in modo di nutrire questa cosa, perché altrimenti la cosa di fatto si nutre automaticamente laddove tu usi poi degli strumenti per i ragazzi per cui è necessaria la posta elettronica. Se gli ti faccio degli esempi, se noi in GeoQuanti lavoriamo direttamente con il file di calcolo di Google, loro devono entrare con il loro account, chiocciola.it, non c'è alternativa. Quindi automaticamente loro utilizzano quello strumento, utilizzano quello spazio. Per entrare nel nostro spazio di classe accedono con la casella di posta elettronica privata della scuola, perché gliel'abbiamo creato così. Sì, però non ci vanno, ma non usano. Sì, è chiaro. Dipende veramente dai consigli di classe. Qui oggi non è, apriamo il dibattito su è obbligo che i ragazzi utilizzino una casella di posta elettronica. Infatti la domanda è per voi, perché diventa un repository che secondo me può essere molto utile per il materiale dei docenti. Cioè, abbiamo uno spazio limitato, se dobbiamo mettere alcuni delle parti del cineforum possiamo condividerli dentro, perché è uno spazio limitato. Gli spettacoli delle terze, abbiamo il problema di dove li ho archiviati, non riesco ad archiviarli, ho perso la pennetta. Abbiamo una casella che non ha limiti di file, di peso di file, quindi riusciamo ad archiviarli lì dentro, ed è un nostro nome. Quindi intanto suddividerei il fronte studenti da quello nostro. In questo momento ve lo chiedo più per voi, perché vengo l'utile per uno strumento che concesso ai docenti delle scuole. Comunque, se mi interessa, se non ce l'avete, scrivetemi che ve lo creo. Il tema riguarda il digitale e il
vado direttamente ai documenti di riferimento e poi inizieremo con una breve attività. Due attualmente sono i documenti di riferimento, sono il decreto ministeriale 851, il cosiddetto piano nazionale scuola digitale, in cui viene definito il digitale, ne avevamo già parlato nel collegio dei docenti di gennaio, ho usato più o meno la stessa slide. L'obiettivo è quello di, non si parla di un digitale in un'ottica tecnocentrica, si parla di digitale come qualcosa che consente l'acquisizione di competenze varie da parte degli studenti e che incentivi la costruzione di apprendimenti duraturi. L'altro documento di riferimento ha una decina d'anni, sta per compiere 10 anni, perché alla fine di dicembre del 2006, sono le competenze chiave per l'apprendimento permanente, quindi le famose 8 competenze di cui abbiamo più volte fatto riferimento. A questo punto, la competenza digitale, che è il tema della giornata di oggi, anziché leggervela, ve la consegno su carta e vi chiedo per cortesia ai piccoli gruppi di 2 o 3 persone di costruire una mappa concettuale mentale, quella che volete, sul concetto di competenza digitale. Leggendolo, secondo voi manca qualcosa di importante? Pensate anche a quello che noi facciamo in classe, o ci sono delle cose che non vi tornano molto come elementi legati alla competenza digitale? A me tendenzialmente mi sembra che lo danno tutte queste competenze, che immediatamente mi sento un po' scema, perché mi sembra di non essere per niente, cioè mi sembrano tutte molto alte nella loro nell'espressione. Sì, questa qui è la competenza comunque per l'apprendimento nell'arco della vita, quindi si dà al tempo. Sì, io iniziamo a lavorarci e poi quasi la scadenza con le mie sorelle, sapete che sono quasi senza città. Io mi ricordo quando negli anni 90 c'era sempre capace di analizzare, di lavorare per analizzare l'indipendente con il suo, quindi quando io lo faccio la luce, non ho capito. Vabbè, quindi manca ancora? No, secondo alcuni mancano delle parti, per esempio hanno criticato la mancanza di tutto quello che va ora di moda, quindi la parte di social, di coding, robotica, di quegli aspetti del digitale che appunto vanno per la maggiore, però. Ma perché in generale siamo qua la tua piacere. Comunque, al di là di questo, la riflessione sulla competenza digitale era all'interno della professione di tecnologia, era nata pure, ovviamente si è rivenuta nel corso degli anni, studiando un po' di documenti, c'è stato un momento in cui Stefania e Monica avevano tradotto il modello di costruzione della competenza digitale del Galles, per poi arrivare a dire troppo complicato, non riusciremo mai a gestirlo. Di fatto la domanda per andare a terra è: ma quali percorsi potrebbe essere utile attivare al fine di consentire ai nostri ragazzi di acquisire una competenza, che sia una competenza digitale, ma al fine anche di riuscire a valutarla, osservarla e certificarla con tutti i problemi di cui ci ha parlato sul termine certificazione, che è un po' criticabile. Io ho scritto 2 definizioni di competenza perché intanto ci abbiamo lavorato poco come collegio e quindi non ne sappiamo molto, ma tipellerei capacità di far fronte a un compito, un insieme di compiti, riuscendo a mettere in moto, orchestrare le proprie risorse interne, cognitive, affettive, volitive, a utilizzare quelle esterne disponibili in modo coerente e fecondo. Ho aggiunto una che è stata citata questa mattina durante il corso che c'era nel BON, che è
è di Drago e che utilizza e che vede come elemento importante la performance, nel momento in cui si deve in qualche modo utilizzare la tecnologia creando dei prodotti, modificando il preesistente, però avendo a che fare con la tecnologia, quindi utilizzarla in campo. Leggo, ciò che una persona dimostra di saper fare anche intellettualmente in modo efficace in relazione ad un determinato obiettivo, compito, attività in un determinato ambito disciplinare o professionale. Il risultato dimostrabile ed osservabile di questo comportamento competente è la prestazione o la performance. No, è molto più semplice di quanto te non appaia. Quando si parla di tecnologie e di docenti, molto spesso si fa riferimento a questo modello Mishra-Köhler del 2006, definito Technological Pedagogical Content Knowledge. Un docente si colloca al centro dell'intersezione di quelle tre palle. Il modello a palle ci piace tanto, perché è un punto così. Il docente deve avere una conoscenza in basso a destra dei contenuti, lo sappiamo, le nostre discipline sono preparate per questo, bravissimo, le conoscenze pedagogiche, che c'è in come alcuni di noi si sono fatti informazione, come ricordava ieri Betta con i genitori, abbiamo di fronte degli elementi, abbiamo dei ricordi, delle emozioni, e ovviamente la nostra competenza sui contenuti a volte risponde alle menti, ma dobbiamo anche curarci degli altri aspetti, e quindi la competenza pedagogica può essere utile anche ai fini di insegnare meglio, quindi di veicolare più contenuti, però in generale è un elemento importante. E poi c'è la competenza tecnologica, competenza che l'insegnante deve possedere e dovrebbe intrecciare con le altre due competenze al fine di riuscire a produrre attività, modelli didattici in cui veramente la tecnologia non è un elemento separato, ma è qualcosa di integrato nell'attività quotidiana. Questa tabella ci è nota. Oh yes. Questa tabella ci è nota per tutte le nostre competenze. Noi abbiamo fatto un lavoro di sintesi inserendo per elementi e livelli e cercando di dire ai vari docenti, ai vari dipartimenti, esprimiamo il raggiungimento di un livello di competenza BCD relativamente a degli indicatori disciplinari che siano pertinenti con quella competenza, riferendoci alle esperienze nelle quali si sono messi in atto percorsi osservati specifici e infine eventuali esperienze esterne tutte quelle occasioni osservabili legate alla competenza digitale. Abbiamo iniziato a pensare a come riuscire ad adattare la competenza 4 con una tabella del genere. Ci è sembrato molto poco funzionale, perché soprattutto nei laboratori, in base ai docenti presenti alla loro spinta naturale verso la tecnologia o alla loro non voglia di utilizzarla, o alla decisione, proprio la scelta tranquilla di dire no, in questa classe non spingo sul digitale per vari motivi, anche a volte concreti, metà della classe non usa più a casa, quindi preferisco andare incontro alle esigenze del mio gruppo classe. Questa tabella non ci è sembrata molto funzionale. Allora abbiamo fatto un passo indietro, abbiamo detto benissimo, quali modelli di competenze digitali esistono già in circolazione, sono già stati elaborati, studiati, analizzati? 21 competenze. No, in realtà sono 5 aree suddivise in 21 competenze. Il modello DigiComp o DigiComp, ve l'ho scritto con la I perché nei documenti attuali del Ministero dell'Istruzione ogni tanto compare quella I, è stato elaborato nel 2013 da Nusca Ferrari, dovrebbe uscire una revisione aggiornata che però non dovrebbe compromettere l'attuale modello. Dice, la competenza digitale si esplicita in 5 grandi aree, quella dell'informazione, della comunicazione,
della creazione dei contenuti, della sicurezza e del problem solving. Per ciascuno individuo delle sottocompetenze che ovviamente vengono descritte. L'idea era un po' questa. Rispetto alle aree, alle macro aree e leggendo un po' le specifiche competenze, adesso poi vi do il foglio di carta, quindi riuscirete a leggere forse un po' meglio. La domanda è, ma che cos'è che noi concretamente insegniamo alla Dumilani e quali attività facciamo svolgere, svolgiamo con i nostri ragazzi in merito a queste singole aree? Area dell'informazione, per esempio, navigare, ricercare, filtrare le informazioni, valutare le informazioni, memorizzare e recuperare le informazioni. Si svolgono delle attività su questi temi? Quando? Uno potrebbe dire sempre trasversalmente la mia disciplina, perfetto. Oppure uno potrebbe dire sì, questa microcompetenza, questa area viene intercettata durante l'attività di CRIL seconde storia inglese, perché la ricerca di informazioni e di navigazione dentro le pagine online è un'attività di quel percorso disciplinare, di laboratorio. Allora la domanda che pongo poi era, intanto una bozza c'è già di tabella riempita, ma oggi vediamo un attimo di la dire di. Cioè, non farlo arrivare dall'alto, ma chiedere un attimo a voi, pensando a queste aree e leggendo poi che cosa le microcompetenze ci dicono, quali sono i contenuti che trattiamo, ciò che spieghiamo ai ragazzi? Veramente alcune cose non le spieghiamo a loro. Quando fate delle fotografie, delle attività didattiche non caricate nelle rete, dovete chiedere l'autorizzazione prima di diffondere, divulgare le immagini che voi scattate quando siete con i vostri amici o in classe utilizzate i docenti. Sono anche piccole cose, ma sono quelle piccole cose che poi danno, creano la competenza degli studenti rispetto al digitale. Vi lascerei quindi il secondo foglio ed è l'ultimo oggi, in cui ci sono le aree in cui sono esplicitate le microcompetenze con una breve spiegazione nella pagina di dietro e in cui vi chiedo, anche qui potete lavorare a piccoli gruppi, non è una verifica, ragazzi, che cos'è che insegniamo rispetto a queste macro aree? Che quali attività conduciamo, che siano singole o che siano di dipartimento, allargato, laboratorio, eccetera? Perché l'obiettivo di tutto questo è arrivare a dire, benissimo, la competenza digitale, se noi individuiamo dei temi che sono oggetto di insegnamento, individuiamo delle attività e osserviamo quelle attività, alla fine, sapendo chi si occupa di quelle azioni all'interno del consiglio di classe, riusciamo ad avere poi una griglia di valutazione della competenza. Sara? Volevo chiedere una cosa rispetto alla competenza, perché vabbè, adesso quella roba di rosso non riesco a leggere bene e quindi però leggendo questo testo mi chiedevo, un alunno che carica su Facebook una fotografia è competente nel senso che è capace a caricarla dal punto di vista della vita, ma poi non è competente perché non ne fa un uso, com'è che lo chiama, consapevole, responsabile o quant'altro, eccetera. Quindi, oppure non è proprio competente. È competente sulla capacità di fare un upload, non è competente sulla gestione dell'informazione e della privacy. Ok, cioè quindi bisogna in qualche modo... Ha la competenza a fare l'upload dell'immagine, c'è questo problema di quali diritti fanno da vedere. No, beh, era solo per capire se io devo scindere in qualche modo, perché abbiamo alunni estremamente competenti dal punto di vista delle capacità, ma spesso molto poco competenti dal punto di vista dell'uso consapevole degli strumenti, quindi questo
in qualche modo. Si tiene conto che tra le quattro c'è anche quella della sicurezza, e quella della sicurezza va a coinvolgere tutta la gestione dei dati, la sicurezza dei dati propri, ma anche il trattamento dei dati altrui. Tra l'altro oggi sul Secolo c'è una sintesi del documento, ce l'abbiamo di là, c'è una sintesi del documento del garante della privacy che Gianni aveva mandato la comunicazione un mese, qualche giorno fa, è uscito oggi sul Secolo e ce l'abbiamo anche stampato. La questione della privacy, tutto il documento, sì, è uscito oggi sul Secolo ed è sulle locandine dei giornali. Questa oggi tutte le locandine. Oggi su tutte le locandine c'era quello, ho detto lo compro perché voglio capire cosa ci sia di diverso, era esattamente quello che il mese dopo. Comunque, vi è chiaro più o meno? Più o meno? Dicevano, se ne permette lavorare anche più forti mesi, siamo? Certo. Così almeno diciamo cogliere di più. Snapchat è stato male. Come è stato lavorare su questa griglia? La parte bassa, poca, nulla, guarda diretta, un pochino. Scusate, andiamo un attimo, poi vi chiederei se avete voglia di lasciarmi i fogli, almeno metto tutto quanto insieme, perché come vi dico, sono io, sono io. Posso staccare? Scusate, riusciamo a fare un attimo di silenzio perché non ci capiamo. Rispetto all'area 1, quella dell'informazione, quali elementi avete individuato nei contenuti trattati, ciò che noi insegniamo ai ragazzi e quali le attività condotte sullo stesso tema? Allora, parto, noi abbiamo scritto navigare insieme, per fare della navigazione insieme a loro, consigliare la navigazione di alcune cose, cioè dargli degli cercani meglio di Wikipedia? No, andate a cercare quel posto lì, guardatevi il video, guardate il sito, piuttosto che visita virtuale, visita virtuale, credo che sia Valentina che la fa, del Louvre e così via. Uso delle parole chiave per la ricerca, cioè uso di insieme in classe. E le attività, l'uso di YouTube quando si fanno vedere dei video per la presentazione di questi siti già presenti sul eventualmente invece andare a cercare documenti Word, documenti PDF se così ci sono. Però non ho messo proprio nel senso che là dove capita, può capitare in scienza, può capitare in diverse. Ho scritto, chi se ne occupa sono i docenti che ci lavorano, abbiamo scritto che perlomeno nella nostra esperienza non abbiamo usato attività di monitoraggio, cioè non monitoriamo se sanno, se non sanno, se non attraverso il fatto che ne so che non hanno riempito il compito piuttosto che non hanno svolto, però quello potrebbe anche essere stato perché non. Chiedergli una cosa sulla parola insieme, cosa insegniamo, perché io dicevo qui che molto, e forse è sbagliato, molto passa per imitazione, nel senso loro ci vedono usare lo schermo, abbiamo uno schermo, ci vedono smanettare sul computer e tanto, cioè nel senso io penso di non non è forse neanche troppo ragionato, loro vedono, imitano. Sì, oppure gli insegnanti dell'ora dopo che si incalzano con lo schermo, fanno partire e ti dicono il prof, vedrai che l'ora precedente è riuscito a risolvere questo, è un aspetto che è il segnale, però non è consapevole, però sicuramente per imitazione si imparano tantissime cose, anzi direi che proprio è la formale e non formale. No, ma non è proprio, insomma sì, anche se c'è da dire che su alcune cose mi devi comunque spiegare, no? Facciamo l'uscita con il cellulare, come è successo in queste scelte di prima, e
l'obiettivo è anche quello di dire prendiamo la foto e poi impariamo a collegare il PC e a scaricare le foto in una cartella che è una cartella che è già malissimo. Sì, sì, però è anche semplicemente vedermi che Ah beh, certo. Che lo schermo, vedo che collego una cosa. Sì, però ci sono degli attività che sono poche. Cioè, non lo so, però sono sufficienti. Però io, sono d'accordo con lui nel dire che bisogna capire che cosa vuol dire insegnare, perché insegnare vuol dire tantissimo. Io sono d'accordo che si insegna per imitazione, ad esempio una cosa che io tendo a fare, non so se è legata alla mia difficoltà a vedere le schifezze che fanno i ragazzi e quindi poi a metterci le mani, però mi capita di fare con loro, per cui poi il risultato del lavoro chi è? Sono io, sono loro, siamo insieme, okay. Però mi capita, io mi ricordo che Gibelli ne parlava tanto della scrittura collettiva, quei ragazzi scrivono un po' io, scrivono un po' loro, eccetera. Il fare insieme sì, tutte queste robe sul digitale mi sembra una roba importante. Sì, secondo me infatti la parte più io preferivo mettere i contenuti trattati in tema di tecnologia per dire faccio riferimento a come trattare l'immagine, faccio riferimento a come usare le parole chiave nel motore di ricerca. Poi non c'è necessariamente una lezione frontale sul tema lì, però ho un'attività specifica, però so che se svolgo delle attività, se le faccio svolgere ai ragazzi, viene facile a un certo punto parlare di come svolgere delle cose, di spiegare loro passaggi da svolgere, comportamenti da testare. Sul punto 1, se io navigo lo riparo? No, ad esempio Claudio, facciamo un'attività, cioè affrontiamo un argomento X, i ragazzi ti fanno una domanda, vogliamo far vedere che siamo degli insegnanti bravissimi, molto preparati sui contenuti, ti diamo la risposta. Se invece ci interessa in quel momento dire va bene, o perché io non lo so, normale, o perché riteniamo importante chiedere a loro, ma voi come fareste a cercare questa informazione? A quel punto non solo io metto le parole chiave dentro Google, dico quando c'è l'attività inseriamo dentro Google, tipicamente ti dicono la domanda, dove si trova la città di Belgrado? No, che Chiara dice una cosa. Chiara dice una cosa diversa. Con diversa. No, ma infatti io mi ero allacciata al discorso dell'imitazione, che è vero, ma è vero anche che ci sono dei momenti in cui fai proprio delle operazioni con l'intento di spiegare loro alcuni passaggi, che è quello che poi ha detto. Quindi con più consapevolezza? Ci sono delle volte in cui lo fai in automatico e loro imitano, ci sono delle volte, soprattutto in certe situazioni, attività specifiche, in cui tu in qualche modo lo prevedi come momento diciamo formativo, perché hai deciso che in prima media fai utilizzare questo, che è vero che sanno usare tutti, ma poi non è vero che tutti sanno scaricare da qui a proprio come previsto. E se vogliamo continuare a lavorare con le foto che hanno fatto i ragazzini, è necessario che io faccia loro un passaggio, che è quello di dire bene, adesso impariamo come si fa a fare questo lavoro qua. Se non glielo faccio io non ottengo il risultato, cioè che tutti abbiano a disposizione nel computer di classe le foto di tutti quanti. Anche spiegare per esempio nel caso del computer si possono fare attraverso il cellulare si possono fare foto a basso, alla definizione, a seconda dell'uso che abbiamo, poi si cioè, sono tutto quello poi dello strumento informatico si lancia, però non sanno tutto quello che possono fare, magari se abbiamo gratuita un po' si tratta di guardare la casa, magari faranno anche per primi, perché magari sono ci sono le cose che non si fanno. A condividere un attimo alcuni punti, perché l'obiettivo, almeno abbiamo un attimo il cercare di raccogliere quelli che sono gli elementi di attività, di contenuto di cui noi parliamo o di contenuto che in qualche modo facciamo, mostriamo attraverso il nostro agire all'interno del lavoro. Quali sono le attività concrete in cui noi
andiamo a rispondere alle 5 aree, e non è detto che le dobbiamo riempire tutte, non era un caso che nelle tabelle avessi accorpato solo l'area, avevato una riga per area, avevato una riga per microcompetenza, le righe che si vedono sono cosa della fotocopiatrice. Cercare di raggruppare tutto questo, incrociandolo con quanto in realtà è già pronto, e non vi abbiamo già, in realtà è già condiviso anche in piattaforma, ma è l'ennesima conferma del fatto che a condividere in piattaforma i documenti, a dire come tutti abbiamo letto, non è vero che l'abbiamo letto, non è vero che abbiamo avuto il tempo, e va bene così, però poi facciamo le riunioni per poter riuscire un attimo a parlare. Se l'obiettivo è valutare la competenza digitale, uno può dire facciamo poche cose, quelle poche cose le facciamo bene. Allora, cerchiamo di mettere in evidenza quali sono contenuti, attività, di metterli insieme in una maniera un po' organica, quindi userò tutte le vostre informazioni per vedere che cosa noi avevamo già scritto in commissione, integrerò, eventualmente proprio sposteremo, cancelleremo. La volta prossima cerchiamo di dare una veste definitiva a questo documento, ci faremo un problema di ma come poi all'interno del consiglio di classe noi ci organizziamo, c'è una domanda lì, e poi vediamo gli strumenti di Google Apps for Education, di Google Suite, scusate, sapendo che uno strumento e dei ragazzi, i consigli di classe lo vogliono utilizzare, lo possono far utilizzare i ragazzi, è uno strumento che può essere utile per noi per avere un archivio illimitato, ok? Questo è un po' il percorso, quindi se ora riuscite già a dire delle cose sulle 5 aree, poi mi date i fogli e cercherò di fare questo lavoro di integrazione e modifica del mio esistente, poi vi mostro. Ok? Ce l'abbiamo cercato. No, dato. Cioè sì, ve l'ho cercato in piattaforma, ma è già qui anche, cioè ve lo facevo anche vedere per farmi un attimo capire il percorso, ok? Area 1, c'è qualcun altro che aveva qualcosa da dire che non è ancora emerso, di completamente diverso, qualcuno che dica? Simone? È una cosa molto piccola che basta senso. Abbiamo un carico del responsabile di computer, a parte accendere stemma che è abbastanza. Curare l'ordine delle cartelle, perché spesso cioè io provo e lascio la cartella documenti del computer di classe. Un esempio, io ogni giorno trovo e lascio file aperti, non nominati, non salvati, così. Quelli che trovo ci metto il nome, del capisco la materia, metto inglese, la data, la matematica. Sei che gentile, io so come gioco, sono io che li ballo così. Moi? E poi che lui abbastanza. Tanto per non fare no, è combinazione e ne lascio dei casciai. E ne lascio. Okay. E quindi poi ogni tanto mi faccio aiutare a metterli in ordine, e questo dà un po' di idea che comunque ci debba essere un archivio, una caratterizzazione. Magari quell'attività lì la metterei un attimo se vai dopo gli scrutini, perché di solito c'è di tutto e di più. Sì, no, ma io mi intendo sempre sulla testa. Bravo. No, perché il problema è quando nella cartella documenti di classe convergono documenti che... Scusami, c'era? No, volevo dire dopo chiedere un po' di... Michael, no, c'era Michael? Sì. No, mi chiedevo, nella restituzione di quello che aveva raccolto, sarebbe interessante, secondo me, non soltanto fare questo lavoro al fine di... No, della certificazione eccetera, ma anche di vedere un po' quali sono i punti un po' di caduta e alcune buone pratiche, come diceva Simone, alcune buone pratiche da magari condividere e da insomma, passare ai colleghi, cioè è importante, forse è più importante. Da come avete risposto sulla tabella, si colgono le buone pratiche? Sì. Io volevo dire una cosa a proposito.
proposito di quello che diceva Liana, perché a me fa un pochino paura questo discorso del che dobbiamo essere noi bravi per riuscire a, a poter trasmettere, nel senso che se io mi guardo, poi abbiamo Manuela spesso accanto, credo che non farei mai più un PPT in vita mia, perché mi sentirei totalmente inadeguata, eppure magari mi capita lo stesso di farlo, nel senso, ad esempio, lei ha una capacità di ricerca sul, sul browser che io francamente non ho, mette delle virgolette ogni tanto, perché non ho capito bene ancora bene di cosa servono. Suo figlio lo sa fare. Mio figlio lo sa fare, ma io no, e quindi io non lo posso nemmeno insegnare, per cui mi dispiace per i miei alunni che non avranno questa, questa capacità, però voglio dire, è vero che non so cercare con le virgolette, però so comunque cercare qualche cosa, quello che posso sapere, poi niente mi vieta di continuare a fare i suoi corsi sui PPT, così come i corsi sulle virgolette non li ha mai fatti, però, però effettivamente almeno, sa fare, cioè, almeno quello che so glielo posso trasmettere con questo, con la cosa di continuare a formarsi rispetto a... Infatti partiva dal presupposto che magari prima io facevo in un modo che pensavo essere giusta, attendibile e non lo era personalmente per quanto riguarda la mia esperienza, ma magari uno invece i suoi percorsi li sa fare in maniera corretta, anche se non sono completi, ma quello che fa lo fa corretto. Io non lo stavo facendo in maniera corretta, facevo l'arma bianca, un po' selvaggia, nel senso che per quello che dicevo, se è un po' più strutturato, tu passi anche l'informazione riguardo anche su ciò che riguarda soprattutto la privacy, copyright, anche lì mi si è aperto un mondo, per cui io prendevo le mie belle foto, le caricavo sui documenti cioè c'è un modo per essere sicuri che quelle foto non vanno, soprattutto se sei in una scuola, a toccare delle aree che poi ti potrebbero anche far rientrare magari in delle problematiche. E solo in quel senso, infatti secondo me, più uno si riesce a formare o avere input meglio è, se si deve trasmettere ai ragazzi, però poi... Io mi stupisco soltanto di Manuela quando mi chiede ma cos'è che poi è impossibile non utilizzare niente. Perché se è uno strumento di lavoro riconosciuto, non riconosciuto, adesso non sto facendo della filosofia, però non è nell'ambito della nostra disciplina, non ha dei tempi di sviluppo, nel senso che noi non stiamo dentro uno spazio diviso in mano, noi stiamo in uno spazio aperto in cui la peculiarità del nostro, della nostra azione è utilizzare tutto lo spazio possibile, cioè, perché tutti i meravigliosi noi non utilizziamo? Nell'ambito della relazione con loro. E tu mi fai poi un esempio, volevo dire con gli altri, quando tu mi parli del lavoro per piazzare le grandi rimane. No, quello era, cioè, quello è un altro che sviluppa altre competenze che io non voglio sviluppare, perché non mi interessa sviluppare, mi interessa che loro sappiano in uno spazio reale di trovare dei punti reali. È proprio quello, però scusami. Allora, parentesi. Dì, l'anno scorso parlando di orienteering, l'attività di orienteering, che trovo estremamente bella e quindi anche vicente anche per alcuni aspetti. Avevo fatto riferimento a Silvia che aveva detto mandami in lingua, c'era stato sì, apri un attimo la finestra, sì, sì. Avevo fatto riferimento a Silvia ad attività che si possono svolgere con il cellulare completamente all'aria aperta, quindi utilizzando tutti gli spazi che sono a disposizione ovunque, in cui le bandierine vengono posizionate da casa, da parte della persona che deve mettere le bandierine, anziché arrivare due ore prima, a parte di lei, le puoi posizionare virtuali, ma gli studenti quando le trovano utilizzando il cellulare. È vero che c'è un pericolo legato al loro guardano lo schermo e quindi c'è un elemento che può essere anche di distrazione. Io non vi ho detto che dovete
era solo per fare riferimento a numerose attività che iniziano ad essere svolte all'aria aperta come strumenti di geolocalizzazione. L'altro riferimento era Claudio, ma me ne guardo bene dal pensare che voi dobbiate usare certi strumenti, ma noto che fate molto affidamento invece su le potenzialità, ad esempio, del video per osservarsi, vedere come ci comportiamo quando siamo con i compagni, vedere come ci muoviamo, fare delle prove. Quindi, quando lo utilizziamo soltanto noi, cioè, ma quindi non con i ragazzi. Però con me interessa. Perché ad esempio noi, perché è difficile realmente per una persona vedersi vedersi, è molto difficile, cioè, non è così semplice. Cioè, se tu ti vedi, non è detto che quello sia un sistema di apprendimento né del movimento né di coscienza del movimento, perché ci vuole molto tempo. Io ti faccio un esempio, io dei giocatori professionisti non li faccio mai vedere loro vedono gli altri, ma non vedono se stessi, per tutta una serie di informazioni che sarebbe molto difficile poi modificare per bisogno di tanto tempo. Usiamo come documentazione. Usiamo come documentazione, ma non è adesso che sono scatto, non è critica, non volevo cogliere veramente il senso che molti di voi stanno dando a questo, per capire realmente se è mancanza di competenze, qui lo dico molto chiaro, ma diciamo molto chiaro, che molto nasce da far bene. Io e Silvia, più di me, però anche lei ha una mancanza di competenze. Quindi, conoscendo, forse siamo, non conosciamo tutto, è giusto questo. Quindi per me è importante questa discussione per capire cos'è che mi manca di conoscere da oltre che scrivere un dito, proprio sugli strumenti. Perché per me non è apprendere, non è parlare di comportamenti e di modifiche, quello che ho sentito dire. Cioè una competenza. Una competenza, io non posso immaginare di modificare una competenza che è così complessa se lui mi vede ricercare un'informazione, non è secondo me significativo nell'ambito di una costruzione di competenza per un ragazzo, se non è fatto coscientemente a tempi ripetuti, bla 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 bla, bla. Capisci? Io penso che sia generalmente nella
sono processi di apprendimento e sperimentazione. Banalmente, prima ho scritto la parola Cinzia, è il lessico che io utilizzo per compiere delle operazioni che vado a esplicitare ai ragazzi. Utilizzare il lessico della tecnologia in maniera appropriata è quello che diventa poi più facile dare il nome esatto a quelle cose e condividere poi con i ragazzi quel lessico lì, perché svolgiamo delle operazioni che hanno dei nomi. Oppure magari esplicitare cose che facciamo in automatico, per esempio quando il capito di lavoro spesso si scopo le immagini, allora quando c'è il contatto per mettere sulle immagini, poi magari ci sono delle voci più opportune che posso mettere, per esempio scegliere le immagini attraverso la dimensione che hanno, oppure farsi via video, si vede direttamente la dimensione, allora mentre lo faccio, magari video quello che lo faccio, cosa che magari non sempre penso fare. Quindi so che io c'è un metodo di ricerca, io posso anche cercarla per grandezza, che dire l'immagine quanto la voglio grande. Sì, tipo, no, sì, no, cioè tipo gli strumenti, allora questa è una cosa stupida, lo faccio però spesso magari oralmente non dico perché lo faccio, qualche volta mi capita, oppure posso scegliere la grandezza dell'immagine, quindi se la voglio dentro determinati pixel. Oppure c'è una voce anche che dice di visualizzare la dimensione dell'immagine. Alle volte questo lo faccio perché secondo me fanno una ricerca, vogliono stamparla, se cercano delle immagini piccole, poi vanno tutte pixelate, quindi si rovinano diciamo, l'immagine una volta stampata. Se gli spiego di cercare magari dimensione già maggiore, quando loro la stampano l'immagine risulta stampata meglio, quindi a seconda del lavoro che vogliono fare. Con la stampa riesco ad avere diciamo, qualità di immagine diverse. Tante volte queste cose le ho ascoltate e già oggi ho pensato che tutte le volte devo esprimere niente quello che faccio, perché il fatto che non mi vedono magari quello farlo, però se io mentre lo faccio io ho il sensore, questa cosa. Qualcuno chiedeva informazioni, Cinzia. Mette come parole chiave Venere Botticelli, immagini, cerca solo le immagini, poi clicca su strumenti e gli strumenti può selezionare le dimensioni grandi, medie, icone, maggiore B, minore B, selezionare il colore, ovviamente quando si parla della Venere di Botticelli la selezione del colore è un po' naturale, un quadro già andato, il tipo, se noi mettessimo soltanto Venere, scusate, tolgo un attimo Botticelli, però è Ops, Botticelli, ma anche il pianeta, andiamo su strumenti, vogliamo il colore e lo vogliamo giallo, seleziona solo delle immagini che hanno una prevalenza di gialli, il tipo, soltanto le foto oppure i disegni, ok? E qui abbiamo già i disegni gialli o i disegni che... Però questo qua ovviamente Cinzia ha fatto, è interessante perché qui quando si dice non ci metto in questo momento, ma le tecnologie sono trasversali, poi ogni docente fa subito l'esempio relativo alla propria disciplina, perché Cinzia insegnando arte ha subito bisogno di cogliere tutta una serie di elementi che noi prezzissimi non vogliamo neanche selezionare più così. Per costruire una competenza all'interno dei ragazzi su identificare i bisogni psicofisiologiche, identificare chi ha una competenza digitale, gestire l'identità digitale. Volevo capire più. Il motivo della giornata è proprio quello di evitare di trovarsi nella situazione sgradevole, cosa che dovremmo cercare di fare su tutte le competenze, di trovarsi a giugno di terza a dire competenza digitale, ok, c'è il deficiente che per 3 anni ha monitorato, sanno scrivere le email, sì, no, sanno fare queste operazioni, sanno accedere, hanno fatto qualche cosa, cioè siamo riusciti a raccogliere delle informazioni oppure andiamo a naso, quindi sì, più o meno A, più o meno B, più o meno C. È una competenza di un unico docente valutare questo, o ogni consiglio di classe dice noi incoroniamo tizio Y che si occupa della competenza digitale, sono problemi suoi e ce ne freghiamo. Oppure
quali elementi della competenza sono a carico di quali docenti. Sì, perché volevo dire che c'è un sommerso, nel senso, volevo dire, non stavo dicendo che questo, che c'è un sommerso, quello che volevo dire io prima, no? Che c'è un sommerso di cui non teniamo conto. A parte questa parente, una banalità, che vale per era solo una banalità, per sì, sì, che vale per tante cose. Io ad esempio ho usato l'espressione alla bisogna. No, nel senso che ci sono certe cose, l'uso di Wikispace, l'uso della posta elettronica, le riflessioni sui social network, sono un po' alla bisogna, nel senso che non è che nella classe tal dei tali si fanno delle cose terribili tramite WhatsApp, intervieni su quella roba lì, in quell'altra classe si mettono il video su YouTube, fai un'altra roba, cioè è un po' alla bisogna, cioè... Però ci sono certi laboratori che comunque prendono l'utilizzo, lo scarico, cioè voglio dire, non so, del Wikispace piuttosto che, quindi come dire, non lo so, in linea di massima io utilizzerei il sistema, cioè per decidere chi fa cosa, non indicare stavolta tocca a te e tutti gli altri, perché sono italiano, non è che poi mi faccio tanto. Però non lo so, mi viene in mente il procedimento che avevamo utilizzato l'anno scorso per Cineforum con le competenze, mi ricordo quale. Nel senso, identificare dei percorsi per anno, magari non so, si può cominciare con laboratori, perché comunque secondo me non carichi soltanto una persona, ma comunque un team. E di conseguenza poi dire ok, non so, in prima si può identificare l'area 1 piuttosto che la 3 o la 4, non lo so. Guarda, tutto questo è partito proprio dall'uso degli ambienti di apprendimento, perché diciamo tutte le classi hanno gli ambienti di apprendimento, ok? Io creo le caselle di posta elettronica che sono utilizzate allo 0% in terza e poi ti rendi conto ma che... Ma dei bambini o nostre? Dei ragazze? Dei ragazzi, sì, okay. Sì. Sì, anche perché noi di solito non siamo delle altre, non sappiamo che non... Il punto è... Ma quegli ambienti sono utilizzati oppure li creiamo e poi solo perché è importante averli? E quanto sono utilizzati? Perché se li utilizziamo come strumento di lavoro con i ragazzi e vogliamo che i ragazzi li usino, dobbiamo poi darci degli strumenti per capire come facilitare l'uso di quegli ambienti ai ragazzi, se abbia un senso per noi, perché possiamo anche arrivare a dire non servono a niente, non li utilizziamo. Ma se noi gli presentiamo uno strumento di lavoro che richiede anche delle energie, cioè noi passiamo via delle ore di tempo ai ragazzi per presentare gli ambienti, ma se dopo 2 mesi ci dimentichiamo tutto e non li utilizziamo, ma perché? Sì, c'è anche da dire che non lo so, io anche soprattutto quest'anno, in questo nuovo ciclo, mi sono molto prudente, cioè per quanto io dica sia fondamentale, sia utilissimo, io trovo utilissimo Wikispace e tutto quanto, però trovo che l'utilizzo delle tecnologie sta diventando sempre meno democratico, non so come dire, crea proprio una hai capito, una spaccatura.